Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui sul nostro canale. Io sono Stefano Poletti e oggi vi porterò alla scoperta di una disciplina sportiva olimpica, non molto conosciuta in Italia, ma che sta riscuotendo molto successo all'estero e pian piano lo sta ottenendo anche qui in Italia. Stiamo parlando della BMX e oggi vi porterò alla scoperta di questa disciplina sul Lago Maggiore, esattamente a Verbania. Un buongiorno a tutti gli amici di Race Insider. Dopo diversi mesi dove non ci siamo più sentiti a causa di vari impegni lavorativi, oggi ritorno e ritorno con un video un po' particolare, ossia non caratterizzato dall'enduro, dalla mountain bike che normalmente pratico, ma bensì, come potrete vedere qui alle mie spalle, dalla BMX. È da un po' di tempo che sto collaborando a questo progetto, Lago Maggiore BMX Park, quindi un progetto dedicato agli amanti della BMX Race. Oggi andrò a fare una giornata di allenamento, o per meglio dire una giornata di divertimento, perché allenamento è una parolona, qua su questa pista. Detto ciò, non ho ancora la pratica e l'affinità sia con la bici che con la disciplina nel saltare, però mi diverto comunque a iniziare con la pump track e anche con la pista, quindi a copiare i salti quelli più grossi e allo stesso tempo, dove si riesce, anche fare il manual, che è una pratica utilizzata tantissimo dai ragazzi della BMX Race. Vai. Qui ho avuto la fortuna anche di vedere durante l'estate dei ragazzi molto forti provenienti da varie parti d'Europa, dall'Olanda, un ragazzo spagnolo, anche ragazzi della Svizzera o della Germania, e ho imparato molto, senza contare i ragazzi italiani che vengono a trovarci spesso come ragazzi del team Besnate. Ed eccoci, da qua abbiamo un'altra prospettiva della pista. Questa è la prima linea composta da un triplo, un doppio e un altro doppio. Questa qua invece è la seconda linea, dove sostanzialmente si divide in due sezioni. Quella a sinistra, che è dedicata, per così dire, ai challenger, ossia amatori, principianti o ragazzi sotto ai 18-17 anni, quindi fino alla categoria allievi. Alla mia destra invece vedete la GoPro non rende, adesso sto utilizzando un'action camera, tuttavia si può intuire che ci sono dei salti più grossi che utilizzano o i professionisti o gli atleti molto molto esperti. Quella lì invece è la terza linea, che è uguale per tutti, dove si vede fare dei manual molto accentuati da determinati atleti. Qui c'è una bella parabola, lì c'è poi la sezione finale con lo sprint finale che arriva là in fondo, per un totale di 380 metri. Portati a sinistra, così sali su bene. Cerca la parte alta della parabola. Perfetto, così prendi un po' di velocità, top. Anticipa questo che sennò ti porta a saltare, bravo. Dai, andiamo, facciamo, bravo. E qua siamo sul rettilineo finale. E qua c'è l'arrivo. Mi sento sempre più
in confidenza con questa biciclettina all'inizio quando si sono salito proprio. Un attimo di piatto se vuoi farne uno tu. Lei invece sarà la bicicletta che utilizzerò oggi per questa giornata di BMX, BMX da race, quindi da gara, da competizione, ruote da 20. Una particolarità della BMX è che c'è solo il freno dietro, non c'è quello davanti. Voi direte, perché? Perché effettivamente non è che c'è tanto da frenare qua dentro, una volta che hai il freno dietro per modulare va più che bene. Un'altra peculiarità di queste biciclette è che al posteriore non c'è il freno a disco, ma bensì i cantilever. Ci sono diverse scuole di pensiero al riguardo. C'è chi dice che dietro il freno a pattino, quindi il cantilever, è più modulabile, quindi lo apprezza maggiormente per questo motivo. C'è chi dice che il freno a disco non serve perché comunque non hai bisogno di tutta questa potenza in BMX. Spero che questo video sia stato utile ad aumentare un po' le vostre conoscenze nel mondo della BMX, di questa particolare disciplina, non ancora, diciamo, diffusa ai massimi livelli in Italia. E che dire, vado a farmi l'ultimo giro e grazie di aver guardato questo video e alla prossima. Ciao!